La questione immigrazione, no, ma non è un problema adesso, diciamo che si parla tanto di immigrazione a livello locale, a livello nazionale, i numeri fanno sì che possiamo stare abbastanza, diciamo, non c'è un'emergenza, parlando con il presidente del tribunale e ovviamente con il prefetto in sede di comitato abbiamo parlato del CPR, del Centro per i Rimpatri, per cui adesso inizieranno dei lavori. Quindi diciamo che c'è un'attività che ci consentirà di poterlo utilizzare al meglio, perché il CPR io ritengo che sia importante avere il CPR, e qui ovviamente adesso ci troviamo in Basilicata e quindi parlo di quelli, perché ci consente poi di fare i rimpatri. E rimpatri, secondo me, noi abbiamo dato, io ho dato proprio un input anche al Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la Direzione Centrale dell'Immigrazione. Devo dire che rimpatri ne stiamo facendo tanti, proprio recentemente stiamo dando, diciamo, un'ulteriore spinta a che questo tipo di attività venga portata avanti. Addirittura pensate che negli ultimi sbarchi di settembre noi ne abbiamo rimpatriati circa la metà dell'ultimo mese, no? No, no, perché altrimenti poi viene letta male dalla stampa che io ho fatto i rimpatri la metà, no, dell'ultimo mese, quelli che erano arrivati, di tunisini, perché parliamo di tunisini, perché noi abbiamo un accordo per i rimpatri per i tunisini, e quindi di quelli che sono di nazionalità tunisina siamo stati in grado di dimandarne più della metà, e quindi incrementando i numeri, e questo, diciamo, è positivo assolutamente.